ma abbiamo proprio al telefono con noi una delle protagoniste di questo spettacolo, che è Michela Andreozzi. Buonasera Michela. Buonasera. Buonasera Michela, buonasera. Che bella voce squillante Michela. Buonasera Michela, ieri abbiamo parlato dello spettacolo con Roberto Ciufoli, ci ha raccontato qualche cosa, ma dici di più su questo Forbice e Follia, che è veramente uno spettacolo innovativo dove, insomma, voglio dire, coinvolgete molto il pubblico. Beh, diciamo che il pubblico è il settimo protagonista, nel senso che dopo che avviene un crimine durante il nostro spettacolo, il pubblico è chiamato non soltanto a testimoniare e a dire la sua su come sono andate le cose, ma anche a decidere alla fine chi è colpevole, per cui abbiamo tre finali diversi e se ne può scegliere uno ogni sera. Quindi ogni sera praticamente dovete stare così alla decisione del pubblico. Per voi una bella prova, eh? Esatto. Insomma, una bella prova pure per il pubblico. Beh, che si deve impegnare. Pubblico, noi abbiamo paura del pubblico napoletano, perché come dico sempre io, stanno cinque, sei sopra al palco, attori, comici, e tutti gli altri stanno sotto. Esatto. Perché Napoli è vero, esatto, è vero. Napoli è un palcoscenico vivente, quindi esatto. Praticamente insomma noi ci siamo, come dire, parte integrante della cultura, dell'arte e quindi del teatro, e ogni giorno, come recitiamo anche noi, una piccola parte quotidiana. Ecco, questa sera iniziate, com'è? Sei emozionata, insomma, per il debutto? Sono contenta perché io, essendo praticamente partenope, sono molto contenta ogni volta che torno a Napoli, e quando posso lavorare qua è una grande gioia per me. Ecco, ci dici com'è presentare uno spettacolo a Napoli? È com'è, c'è sempre l'ansia, appunto, che ti dica, c'è sempre qualcuno che è più furbo, più bravo, più sveglio di te, per cui devi stare molto attento a fare l'interazione qui. Però poi, insomma, Napoli è una città accogliente, che conosce il teatro, una città di cultura in cui il teatro è sempre avanti. Per noi, anche insomma, che viviamo a Roma, è un grande faro. Ah, bene, bene, che belle parole, Michela. Ecco, grazie, figurati. Michela, questa, diciamo, adesso Forbici e Follia, ma nel prossimo futuro ci sono altri progetti? Prossimo futuro continuerò con Forbici e Follia, poi parto con la tournée del mio spettacolo che si chiama Maledetto Peter Pan, che è un assolo che farò al Teatro San Carluccio i primi di aprile, ma tanto mi richiamerete e ve lo dirò di nuovo. E ti verremo pure a trovare. Magari. Ma innanzitutto verremo a vedere Forbici e Follia, perché anche io voglio decidere il finale, voglio decidere l'assassino. Poi messa cose sempre in mezzo, Presidente. No, ma a me queste cose mi piacciono, fare un po' l'investigatore, ma quello ha fatto quello, quello ha fatto quella. Esatto. È vero, insomma, sono azzeccato per il ruolo praticamente. Eccomi, che dicevi? Sì, no, dico, sento attorno a te, come dire, ci sono forse i tuoi colleghi attori, se stanno iniziando sì, a provare. Siamo pieni, ci chiamate subito prima della replica, per cui è un bel casino. Hai ragione, un bel Michela. Casino. Va bene, Michela, allora ti lasciamo perché tra pochissimo. No, volevo capire la domanda, se me la ripetete io rispondo. No, ho detto, io voglio venire anche io lì a decidere, quindi ovviamente, insomma, verrò sicuramente a vedervi. Non ti azzardare a votarmi. No, assolutamente. Ah, ecco. È la prima cosa che farò. Non darmi la colpa. Sarai proprio il mio obiettivo. Guarda, vediamo. Che il presidente è infimo. No, no. Te la dà la colpa, eh? Ti tiro una spazzola. Ti tiro una spazzola da sopra al palco. Vedo che ormai ha assunto anche delle connotazioni, come si dice nella bassa Brianza, napulegne. È vero, no, napulegne. Ma io come metto piede a Napoli parlo napoletano, ma quelli in casa con mia madre parlo napoletano, quindi è normale. Ah, perfetto, va bene. Allora ce l'hai, come dice il caro Don Antonio, nel DNA, nel DNA. Esatto, mi taglio napoletano in coppa a bacio. Grande Michela. Sei grande Michela, allora in bocca al lupo, anzi non so, si dice in questi casi. No, va bene, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Quell'altra parola che inizia con M e finisce con erda. Ok. Ci vediamo in... perché mi piacciono i lupi. Perfetto, dorma il lupo allora, perché i lupi anche loro devono giustamente vivere. E invitiamo tutti questa sera alle ore 21 al Teatro Cilea con Forbici e Follia. Mi raccomando, andate e decidete chi sarà, chi è stato, certo, insomma, l'assassino. Ci tengo a ricordare i miei colleghi, sono sì. Roberto Ciufoli, Mimì Salerno, Nino Formicola, Max Pizzo e Barbara Terrinoni. Perfetto, Forbici e Follia per la regia di Marco Rampoldi. Rampoldi. Quindi salutiamo tutti i tuoi colleghi, salutiamo te Michela e un in bocca al lupo. Viva il lupo! Viva il lupo e buonasera! Ciao Michela! Ciao!